Teresa, Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola della nostra liberazione. L'accento di questa liturgia di stasera è soprattutto quello di ringraziare il Signore e ringraziarlo particolarmente del grande dono dell'esistenza, perché sappiamo che questa nostra esistenza è utile, cioè deve essere utile. Non siamo al mondo così, diciamo, per caso, e non possiamo usare la nostra vita arbitrariamente, perché sappiamo che l'incarico fondamentale che noi abbiamo, il dovere fondamentale primario che noi abbiamo, è quello di contribuire all'unico piano di Dio. Non sono tanti. Dio, quando diciamo sia fatta la sua volontà, qualche volta lo diciamo con una certa resistenza, perché sarà che questa volontà è felice, corrisponde alla mia felicità, oppure sarà invece dolorosa. Ma sappiamo che esiste una volontà permanente che Dio ha, che è quella di amorizzare il mondo, e non mi stanco di dirlo, perché noi collaboriamo con Lui, siamo nella linea della sua volontà sicuramente, quando siamo determinati, ispirati dall'amore, quando perdoniamo, quando accogliamo gli altri con amore, quando ci accorgiamo che l'altro soffre e riusciamo a consolarlo e ad aiutarlo. Sono tante le occasioni che abbiamo nella vita per dimostrare amore, e quindi lì è sicuro che tutte le volte che noi agiamo guidati non dall'egoismo, non dall'egocentrismo, ma guidati dall'amore, sappiamo che siamo nella linea della volontà di Dio. Ma voglio dirvi stasera, aprendovi il cuore, che in questa giornata di ringraziamento ho pensato a tanti amici, a tante persone che soffrono realmente per le sofferenze fisiche, per malattie, per la perdita, e quante sono queste famiglie che in quest'anno hanno perduto una persona cara. E vorrei dire che noi dimentichiamo troppo spesso una verità che è molto importante, eppure è una verità fondamentale del credo. L'abbiamo ripetuta anche stamani, anche stasera. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi. La comunione dei santi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le persone con le quali
abbiamo condiviso vita, responsabilità, quelli che direi con i quali abbiamo costruito in un certo senso la nostra esistenza, non sono perdute, cioè non si è spezzata la comunicazione e la comunione. La morte è stata vinta da Gesù e quindi non ha la forza di separarsi definitivamente da queste persone. Se noi ci mettiamo in comunicazione con loro, se riusciamo pregando a ricordarle, ci sentiamo non solo consolati, ma sentiamo che c'è una comunione che dura, che possiamo a un certo punto rinnovare continuamente attraverso il pensiero e attraverso la nostra preghiera. Forse anche nella nostra predicazione ci dimentichiamo di questa verità, che pure è una grande verità. È vero che la partenza di una persona cara, la sua assenza, lascia un vuoto, ma non dobbiamo lasciarlo questo vuoto, dobbiamo riempirlo, ed anche questo è una forma di amore, riempirlo pensando a questo essere che si è allontanato da noi e non conservare un certo risentimento, come se Dio fosse colpevole. Dio non è colpevole, Dio non vuole la morte, ma la morte è il necessario epilogo della nostra vita e quindi dobbiamo accettarla pacificamente. Ma sappiamo che la morte non ha del tutto ragione sul nostro essere e quindi che sopravvive in qualche modo questa persona che si è allontanata da noi. E quindi vorrei stasera che noi ringraziassimo Dio, perché anche se questa persona non possiamo vederla, non possiamo godere della sua presenza, possiamo pensarla nella sua gloria e nella sua gioia. E vorrei dire che questa comunione non è, come dire, unicamente di tipo contemplativo. Sappiamo che queste anime che ci hanno amato e che noi abbiamo amato conservano ad amarci, continuano ad amarci, e quindi chiediamo che ci aiutino a vivere e a fare quelle cose che non sono state capaci di fare loro e che forse mi sembrerà ingenuo quello che dico, ma io penso di no. Forse se tornassero sulla terra con la coscienza nella luce che hanno acquistato, probabilmente farebbero molto di più di quello che hanno fatto. E noi possiamo fare quello che loro hanno tralasciato di fare, perché lasciamo perdere che hanno tralasciato di fare. E noi possiamo aiutarle in questo momento facendo quello che loro non hanno fatto, nella linea dell'amore, nella linea della giustizia, nella linea del perdono. Direi che questa sostituzione, questa continuazione della loro vita in noi è quello che ci può dare tanta consolazione e farci uscire da quella specie di tristezza che ci fa dire non ci sono più. Sì, ci sono ancora, e di questo dobbiamo ringraziare Dio stasera. Ecco, e quindi questa giornata dovrebbe chiudersi in una grande pace e vorrei dire
in una grande riconciliazione con Dio per tutti quelli che, non avendo avuto i beni che si aspettavano, lo accusano di essersi dimenticati di loro. Anche per loro dobbiamo ringraziare il Signore, perché Lui non è colpevole, Lui è solo amore, e quindi se noi crediamo che Lui è amore, anche quello che ci viene tolto, anche quello che ci fa soffrire, anche i nostri vuoti sono riempiti dalla Sua grazia e dalla Sua consolazione. Quindi stasera abbiamo veramente un motivo per dire a Dio grazie, Signore, grazie. E continua a volerci bene e continua anche a perdonarci se molte volte, invece di ringraziarti, qualche volta coltiviamo nel cuore un certo rancore e, vorrei dire, un certo dubbio che tu non ti sia ricordato di noi, che tu abbia cessato di amarci, come dicono molte volte i salmi. Ma stasera invece vogliamo ringraziarti perché sentiamo il nostro cuore pieno di gratitudine per la vita che ci ha dato, per i beni di cui ci hai ricolmato e di cui ci ricolmi ogni giorno. Grazie, Signore. Ensina o teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, que um dia o teu povo desperte e na certa vai ver a luz, que um dia o teu povo se anima e caminha com teu Jesus, que um dia o teu povo se anima e caminha com teu Jesus.